La lista dei latitanti all'estero è da questa mattina sul tavolo di Matteo Salvini. Dopo l'arresto di Cesare Battisti, intelligence e forze dell'ordine hanno aggiornato l'elenco dei terroristi espatriati. Qualcuno è in Sud America, la maggior parte in Europa. Sono 30, 27 di sinistra e 3 di destra, specifica lo stesso Viminale, che però non rivela i nomi dei ricercati. Un segreto di Pulcinella, in realtà. Molti di loro sono rifugiati politici e nei paesi di residenza vivono alla luce del sole, senza troppi scrupoli sulle azioni criminose compiute nel passato, come Alessio Casimirri, condannato all'ergastolo per la strage di Via Fani. Da anni vive in Nicaragua, dove gestisce un ristorante di pesce e non nasconde la sua identità neanche su Facebook, dove pubblica continuamente foto con i bottini di pesca. Coinvolto nell'omicidio di Aldo Moro e della sua scorta anche Alvaro Lo Iacono, oggi 63enne con passaporto svizzero e quindi non estradabile. Condannate all'ergastolo per l'omicidio Moro anche le brigatiste Simonetta Giorgeri e Carla Vendetti, che oggi vivono all'ombra della Torre Eiffel. Come Giorgio Pietro Stefani, cofondatore di Lotta Continua, condannato a 22 anni per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi. Sono 14 su 30, secondo il Viminale, i ricercati che hanno scelto la Francia come paese per la loro seconda vita. La loro ancora di salvezza è stata per molti anni la cosiddetta dottrina Mitterrand, secondo cui Parigi poteva non concedere l'estradizione se i latitanti rinunciavano ad ogni forma di violenza politica. Ed è proprio dalla Francia che il ministro Salvini vuole ripartire. È pronto a incontrare il presidente Macron, ha detto, ed avviare con lui procedure ufficiali per assicurare i terroristi alla giustizia italiana.